Siamo in gita qui da Shorty al Teatro Politeama di Palermo. Bello, eh? Bello. Allora, non si può andare in giro con Shorty a Palermo, ve lo dico, perché tanto... Allora, intanto ci siamo dovuti spostare perché il ragazzo ha problemi coi bombi. Anche ci... detti calabroni. Anche detti calabroni. Sì, la dente, mi spunta un terzo quinto braccio, insomma. Non vogliamo che questa cosa accada. Insomma, dicevamo che il tuo mestiere è quello del... Il nomade. Perché purtroppo musicista in Italia non è accettato come un lavoro, magari il nomade potrebbe essere più consono al... no? Sì, senti, ma sei un ragazzo giovane, no? Noi abbiamo iniziato in altri tempi, diciamo. Ma a uno di questi di oggi che ti vede in televisione, poi ti vede in giro, cosa gli consiglieresti se decidesse di fare il musicista o l'artista? Perché è diverso, secondo me, un po' l'approccio. Fare il musicista e l'artista. Ma secondo me in realtà la musica, essendo un'arte, poi lì entriamo nella filosofia della questione. La musica, essendo un'arte, una forma d'espressione, va affrontata come un'arte, cioè la musica è uno strumento per poter fare arte. Come la vedo io nei confronti di chi approccia un mezzo di comunicazione così potente e così creativo come la musica? Innanzitutto si parte dal fatto che ci sia un talento, cioè una predisposizione per poterlo fare, e questa è una cosa meravigliosa. Nel momento in cui c'è questo talento, il talento purtroppo da solo non basta, è un dono con cui nasci ed è una fortuna, è un regalo che la natura ti ha fatto, che va assolutamente rispettato e nutrito. Ma la cosa fondamentale per quei ragazzi che approcciano la musica è innanzitutto quella di studiare, perché non puoi metterti nella condizione di poter fare questo mestiere e prenderlo professionalmente se non studi e non conosci, certo, il linguaggio che stai parlando. E poi chiaramente è quello di sapere più o meno, comunque di capire cosa si vuole dire, come si vuole usare questo strumento. In quanto potentissimo, bisogna anche avere un'idea di come usarlo. Prima di tutto bisogna ringraziare le persone che seguono gli artisti, direi, no? Sei, sì, d'accordo? Assolutamente, sono molto grato a tutto quello che è successo. Chiaramente c'è una distinzione che va fatta, lo strumento della televisione è uno strumento diverso rispetto a quello della musica. La musica è un mezzo di comunicazione creativo e anche la televisione lo è, ma è uno strumento che può essere travisato e che soprattutto può conferire a un essere umano delle qualità che non sono proprie dell'essere umano, cioè quelle dell'idealizzazione. Il fatto di essere idealizzato, nel mio caso preciso, è una cosa che non mi sento addosso, perché non mi sento di poter essere idealizzato in chissà quale maniera. Io sono un ragazzo come tanti altri che ha delle cose da raccontare, delle cose da voler condividere, visto che ho questa propensione per la condivisione estrema, mi è capitato di avere la possibilità di utilizzare un mezzo così potente come la televisione e mi sono messo lì a disposizione per poter condividere questa cosa qui, la mia musica, il mio messaggio, quello che è il mio background culturale, quello che ho avuto la possibilità di studiare negli ultimi anni. Come ti dicevo, il problema della televisione è che è molto facile usarla come usa e getta, cioè usarla come fast food, sì, e ti fa vedere la musica come un, appunto, un cibo veloce. Ne usufruisci, sì. E dopodiché è finita lì. Purtroppo c'è sempre poca valorizzazione nei confronti della musica e di tutto ciò che ci sta dietro al processo creativo e di tutto quello che veramente è il percorso per arrivare a potersi chiamare un artista, è quello che invece è il personaggio televisivo.
sì. che si viene a creare. Quindi il mio invito, ritornando alla domanda che mi hai fatto prima, il mio invito a tutti i ragazzi che iniziano a fare musica è di andare a cercare, di ricercare, di essere curiosi, di andare a trovare gli artisti e non semplicemente di assorbire ciò che i mezzi di comunicazione usa e getta gli propongono. Viviamo in un'epoca in cui la comunicazione fa l'80% sì. della visibilità di un artista, al di là di quello che può essere il contenuto reale artistico di ciò che fa la persona. Assolutamente. Questo però è un mio piccolo parere. Non posso che condividere. Non so se tu lo condividi. A questo proposito mi vorrei riallacciare ad un libro che sto leggendo in queste vacanze, che è Parliamo di musica di Stefano Bollani. Grandissimo Stefano Bollani. Allora guarda, ti leggo questo pezzetto che a me è piaciuto molto. Vai. Tu dimmi che cosa ne pensi. La musica dovrebbe far parte del progresso cognitivo di ognuno di noi. Ti insegnano a disegnare e non a cantare, ti insegnano a leggere e a capire le arti figurative, ma non ad ascoltare la musica. Ti insegnano a godere del suono della poesia e non del suono di un clarinetto. Ti insegnano la storia della cultura del tuo e di altri paesi e non ti parlano mai dell'apporto dato dai musicisti. Giuro che non capisco perché. Io mi alzo in piedi. Grazie Stefano, se ci stai guardando, grazie number one per aver scritto questa cosa qui. Dici che ne pensi, a me allora, ha colpito io tanto. Posso dirti che questa è la mia battaglia personale, come lo è di Stefano, come penso che sia anche la tua, visto che me l'hai letto. Assolutamente. Penso che non poteva riassumerlo in maniera più precisa, dettagliata e chiara. Sono molto molto felice che tu mi abbia letto questo passo. Ma io penso che sia un passo che dovrebbe aprire un po' le teste anche dei professori, perché alla fine, cioè, le nostre generazioni prima o poi diventeranno anche professori e bisognerà insegnare ai ragazzi, insomma, anche ad avere una visione più ampia, perché oggi la cultura puoi fartela tu stesso attraverso internet, no? Mio caro Nucleo, tu hai toccato un tasto fondamentale, come lo ha già toccato anche il nostro Stefano nel suo libro. Scusate per la sirena, si stanno venendo ci a prendere. Ci sta, questa è vita reale, non siamo in televisione. Quello che Stefano ha sottolineato è una grossa falla nel sistema educativo in Italia. E dico in Italia perché la musica, personalmente te lo dico da educatore, perché ho avuto la fortuna e il privilegio di lavorare come insegnante di musica nel sistema scolastico inglese. E la musica è considerata come parte integrante dell'educazione, è appunto dello sviluppo della creatività di un piccolo essere umano. Questa cosa in Italia purtroppo non è mai stata valorizzata come dovrebbe essere ed è una cosa che mi fa venire una tristezza della Madonna. Ma secondo te come mai all'estero... Allora, intanto vorrei capire dalla tua esperienza se all'estero la musica è considerato un lavoro e la musica, come dicevo prima, la musica, insegnare la musica è un conto, essere artista è una cosa differente, a mio avviso. Sì, sono d'accordo. Quale dei due aspetti hai riscontrato essere comunque gestito in modo professionale? Penso che entrambi abbiano degli aspetti professionali, cioè per quella che è la mia esperienza all'estero, in questo caso a Londra, la musica è vista come un mestiere, come un lavoro, sia dal punto di vista educativo che dal punto di vista artistico, quindi dal punto di vista della comunicazione, dal punto di vista dell'immagine, tutto fa parte di una professione e per poter fare questo lavoro ci deve essere disciplina, come in tutti i lavori, cioè ci deve essere un'educazione a poterlo fare. Per questo ti dicevo poco fa, quando parlavamo di chi inizia, chi approccia questo lavoro, questa passione,
ci deve essere un'educazione di fondo, oltre che una passione e un talento. Quello che posso dirti è che per la mia esperienza in Inghilterra è tutto un po' più evoluto, da quel punto, è tutto molto più aperto, cioè la musica è valorizzata molto di più di quanto lo sia in Italia, ed è molto bello vedere come i bambini, specialmente quelli più piccoli, reagiscono all'educazione musicale, anche al solo battito delle mani. Ci sono quelle canzoncine che quelle canzoncine che tu insegni ai bambini, if you're happy and you know it, clap your hands, capito che ti voglio dire? E sono cose che fanno impressione quando vedi bambini che capiscono e interagiscono già con il linguaggio musicale. Mi è capitato per esempio di avere una classe di toddlers che erano dai 2-3 anni, questa bambina di 3 anni che nel momento in cui io ho cantato When the band begins to play, lei mi batteva le mani sul 2 e sul 4, che è una cosa che in Italia non potrebbe mai succedere, perché come ben sapete qui in Italia hanno distrutto il groove. Ora non voglio dirlo con nessuna presunzione, ma in Italia, come insegna Faso di Elio e le storie tese, bisogna battere le mani seguendo il rullante sul 2 e sul 4. Se c'è un tempo in 4 quarti, quindi 1, 2, 3, 4, tu batti le mani sul 1, 2, 3, 4 e non sul 1, 2, 3, 4, perché in questo modo uccidi il groove, uccidi il tiro. Ecco, questa bambina per sua natura batteva le mani sul 2 e sul 4, quindi oh when the band begins to play, oh when the band begins to play, e lo faceva spontaneamente. La cosa mi ha lasciato una gioia dentro, che è stata un appagamento, perché avendolo spiegato in maniera veramente spiccia, lei lo aveva colto nel momento in cui io suonavo lì con la chitarra e canticchiavo la canzone, lei ha capito che quello era il pulso, la pulsione della canzone. Spieghiamo che il groove è la pulsazione del brano, ciò che ti fa muovere, no? La traduzione letterale di groove è solco, quindi se vogliamo metterla in questi termini, il groove è quel solco che la musica scava dentro di te per poterti fare rimbalzare. Solco mi ricorda un po' la parola soul. Solco. Senti, guarda, ti volevo chiedere anche un'altra cosa a tal proposito. Cos'è secondo te che nel sistema italiano non funziona come meccanismo per il quale, diciamo, una persona che ha voglia di emergere, che si impegna per emergere, non sempre poi riesce, no? Che cos'è che nel meccanismo si inceppa? Comunque dall'underground sei passato al mainstream tra virgolette, perché hai avuto questa fase. Non ho mai fatto un disco d'oro. No, non hai mai fatto un disco d'oro, ma questo non è importante secondo me, soprattutto in quest'epoca. Però vorrei capire, tu che sei passato attraverso logiche che comunque il mainstream l'hanno sfiorato in qualche modo, no? Sì. Quindi hai vissuto l'underground dagli anni 90, perché da quello che ho capito comunque sei affezionato dai al Sola, sì. Immagino coi Sangue Misto, con Tormento, sì. Passando dai Sottotono, che comunque del Sol ne sapevano. Voglio. Ecco, raccontami un po' la tua esperienza e fammi una piccola analisi per capire che cos'è che in Italia non funziona. Cosa si inceppa? Secondo me il problema non è solamente un problema dell'Italia, ma un problema della cultura hip hop in generale, perché sto parlando di cultura hip hop nello specifico. Sì. Ciò che si inceppa nel meccanismo di
in quello che è il processo creativo e nel, anche nella vendita, nel, nella trasformazione di musica in business e nel, nel modo di espanderla, nel modo di mandarla e spedirla alle persone, secondo me è l'ego innanzitutto, cioè nella musica e nella, nell'immaginario hip hop, nello specifico in questo caso, c'è troppo, troppo individualismo e troppo ego, cioè troppa voglia di autocelebrazione, troppo, troppo esibizionismo gratuito. Ed è una cosa che io posso metterti a paragone anche con la scena fusion in Inghilterra. Ci sono tutti questi chitarristi che quando vanno alle jam vogliono fare vedere quanto sono fighi per prendersi le function. Ma la musica, signori miei, vorrei ricordarvi che è una cosa che si fa insieme, che ha poco a che vedere con il tuo ego, ma più a che vedere con il tuo ego che coesiste e coopera con degli altri ego. Sì. Oh, no, no, ecco, come cavolo si dice? È una forma di aggregazione. Eghi. È una forma di aggregazione, diciamo, è una condivisione di energie che porta poi a un risultato artistico che cattura e permette agli altri di condividere emozioni. Questo è un po' quello che vivo io, almeno nel fare la musica. Assolutamente sì. Poi il feedback può essere più o meno ampio a seconda della visibilità che hai e delle capacità, della crescita, del modo di comunicare che riesci ad esprimere con la tua musica. Sono d'accordo. Però secondo me c'è anche una macchina dietro, no, che ti permette di fare certi passi, perché alla fine prendiamo il musicista come mestiere, no? Ah no, aspetta, frena, scusami, mi sono dimenticato. Cioè non solamente il lato artistico, mi sono dimenticato un aspetto fondamentale che è quello dell'industria. Sì. Quello che si inceppa da quel punto di vista lì è purtroppo una chiusura mentale da parte di coloro i quali gestiscono i canali principali di questa della comunicazione in Italia, e mi riferisco a chi ha in mano le televisioni, a chi ha in mano le radio, che purtroppo continuano a gestire questi canali stessi che sono alla base della diffusione della musica, certo, e della cultura, con una piccola mafia che predilige le loro conoscenze, cioè ciò che loro già conoscono, ciò a cui sono abituati e ciò che un pubblico semplice, in quanto non educato, non voglio dirlo come una cosa negativa, ma purtroppo la non educazione è un dato di fatto che non può essere colpevolizzato, ma dobbiamo andare un attimo più a fondo, cioè lì si parla di un sistema che ha un problema di fondo. Lì parliamo proprio di un rifiuto all'innovazione, un rifiuto all'evoluzione, alla crescita, perché c'è da parte delle radio una mafia che favorisce un genere musicale che ha distrutto totalmente il processo creativo, che va a fermarsi ad un certo punto, cioè nel momento in cui uno compone una canzone, se vuole andare in radio hai determinati canoni che devi seguire e ti fermi lì, non puoi osare più di tanto, perché sennò quel pezzo diventa automaticamente antiradiofonico. Sì. E questo è il problema che l'Italia ha, un problema che in Inghilterra non c'è, perché in Inghilterra ci sono delle radio che sono appositamente lì per poter reindottrinare quelle persone che magari non hanno voglia di ascoltare sempre la stessa solfa con la cassa in quattro e i due accordi, ora il Ligabue di turno, senza nulla dire ciao Luciano, ciao, ti vogliamo Luciano, bene, ti vogliamo bene. Esatto. Io non voglio mancare di rispetto a nessuno, perché sono arrivato a un'accettazione nei confronti del mainstream semplice per quello che volgarmente si chiama il popolino, ma che popolino è una parola che non mi piace. La semplicità è una cosa meravigliosa che va rispettata, e ci sono delle persone che magari non hanno voglia di andare oltre un certo punto, ma purtroppo
quello che mi sento di dire è che l'Italia è il problema che Stefano Bollani ha sollevato nel suo libro, cioè che la musica non è mai stata tenuta in considerazione nel sistema educativo, ed è per questo che nel momento in cui metti un'estensione in un accordo che invece di essere una triade è una nona o una settima, la gente storce l'orecchio. Certo. Perché non è abituata a quella sonorità là, perché non è abituata a quel tipo di groove, purtroppo è proprio lì alla base. Quindi sì, nella commercializzazione di certi generi, di certa musica, il meccanismo che si inceppa, oltre a essere l'ego, è sì l'educazione e poi chiaramente la predisposizione e la voglia, la disposizione delle radio nel poterla dare come nutrimento per il popolo. Guarda, mi riallaccio a quello che hai detto dell'orecchio non allenato all'ascolto, perché quello che hai detto lo ritroviamo anche sempre nel libro Parlando di Musica, in un altro punto in cui io avevo segnato per c'è me un asterisco. Vero? C'è un asterisco e avevo segnato per me, non c'entrava niente Shorty in questo caso, però lo voglio leggere perché incredibilmente chi realmente fa musica, chi ama la musica, chi la fa con soul, con anima, si ritrova sempre alle stesse conclusioni, e questa è una cosa molto interessante. Il rischio è che diventando grandi finiamo per dare importanza solo ad alcuni aspetti della musica, solo alla grammatica, alla logica e alla tonalità, oppure unicamente all'ordine, e ciò che non è ordinato ci sembra strano. Cioè, è incredibile. Possiamo parafrasare un attimino quello che spiega in questi versi. Li vorrei chiamare versi perché sembra una poesia vista da questo punto di vista. Stefano Bollani vuole dire che nel momento in cui non c'è un ordine a cui il nostro orecchio è abituato, nel momento in cui cresciamo, il nostro apparato, che non è solamente quello uditivo ma proprio la nostra percezione, è distorta al punto tale da rifiutare ciò che va al di là di quell'ordine che ci è stato impartito. Sì, e che abbiamo sentito fino a quel momento, perché in realtà Bollani, ovviamente io ho tratto un piccolo pezzo, però diceva che quando si è piccoli e si inizia per esempio a battere su un tamburo, anche se non fai un ritmo cadenzato in quattro quarti o comunque un ritmo educato, diciamo così, sì, a te piace comunque. Cioè, qualsiasi cosa faccia un suono o un rumore, come dice lui, a te piace. E poi con l'età, che essendo comunque educato in modo poi occidentale, perché lui fa un'altra distinzione tra la musica occidentale e la musica comunque orientale, poi si va nell'estetica della situazione. Esatto. L'estetica è un argomento veramente di una profondità enorme, ma noi qui siamo a fare una chiacchierata, quindi non vogliamo entrare troppo nel particolare, magari faremo un altro approfondimento. La nostra intervista non è che può durare all'infinito. Io mi ero preparato un sacco di domande che non sono servite a niente, perché come al solito le chiacchierate vengono così ed è la cosa più bella. Senti, come la vogliamo chiudere questa intervista? Che cosa vuoi dirci? Non so, dacci uno spunto per chiudere alla grande, va. Allora, per chiudere alla grande, io innanzitutto ringrazio Nucleo, ringrazio la Casa del Rap per dare questo spazio alla nostra opinione, perché è la nostra opinione, assolutamente, alla mia in particolar modo, perché sono ospite nella mia città, pensa un po', questa è una cosa fantastica.
Al di là del ringraziamento, voglio ricordare a tutti quelli che ci stanno guardando che possono ascoltare la mia musica su internet, quindi possono googolare Davide Shorty. Faccio un appello a tutti gli user di musica, a tutti coloro che ascoltano la musica, quella di comprare, di supportare in maniera tangibile, ragazzi. Di comprare i dischi, supporti fisici, di sentire la plastica sulle mani, di prendere il disco e infilarlo nello stereo o sul piatto, mettere la puntina sopra, insomma valorizzare quella che è la cultura da un punto di vista fisico e tangibile. Vi chiedo di cercare il mio progetto Retrospective for Love, che è il mio progetto londinese in inglese. Al momento io sono al lavoro su nuova musica. Ah sì, ecco, guarda, chiudiamo così. Vai. Raccontaci un po' che cosa stai facendo adesso. Cioè, dopo X Factor, che a noi non ce ne frega niente, sinceramente. Raccontaci un po' come vedi il tuo futuro. Ma il mio futuro, dopo un attimo di confusione, che credo fosse anche abbastanza legittimo, perché nel momento in cui ti ritrovi in televisione, X Factor e tutto quello che ne conviene, ti ritrovi un attimo risucchiato in un vortice di confusione e di casino più totale. Adesso sto lavorando, sto scrivendo in italiano un disco da solista, per l'appunto come Davide Shorty, e sto cercando di dare il massimo dal punto di vista musicale e dal punto di vista lirico anche. Stiamo parlando di rap, stiamo parlando della casa del rap. Quindi non mancherà il rap, non mancherà il cantautorato italiano, perché io sono un fan di gentaglia come Luigi Tenco, Lucio Battisti, brutta Fabrizio De André, gente che l'Italia l'ha soltanto diseducata, come noi ben sappiamo, che non fa assolutamente parte del nostro carissimo patrimonio culturale. Insomma, spero con tutto il cuore di poter condividere questa musica quanto prima, e invito tutti voi che ci state seguendo e ascoltando di cercare sempre, di andare a di sentirvi curiosi, di andare a cercare, appassionatevi, lasciatemi coinvolgere da quella che è la musica, da quello che è l'opinione delle altre persone, e se potete parlate tra di voi, non state sempre con la testa china davanti al cellulare e abbandonate l'ego. Grazie a tutti, peace out, yeah, ciao. Robert.